Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, siamo qua con un nuovo episodio di Punch Club, purtroppo ancora in inglese. In questi giorni dovrebbero rilasciare una nuova patch che si chiama Dart First, quindi spero che ci sia l'aggiornamento anche su GOG. Allora, abbiamo trovato un nuovo posto che è il Caffè Street. Io volevo fare un attimo un piano della situazione. Allora, ci iscriviamo al combattimento fra 2 giorni e 2 giorni. Qua siamo a posto, abbiamo bisogno di mangiare. Siamo messi bene a salute. Io andrei al bar qua a combattere. Non mi avete detto come fare qui, quindi io penso che farò come avevo intenzione di fare io. Ci compriamo questo calcio qua. Anzi, no. Non lo so. Perché alla fine poi non lo usiamo tanto, usiamo più il pugno, però questo qua fa almeno un po' più danno. Quindi potremmo continuare a usare il pugno e sbloccare questo qua la prossima volta. Quindi facciamo così e sblocchiamo un altro skill point. Ok. Andiamo al bar e lo testiamo subito. No, ho sbagliato. Vabbè, parliamo con Mick, vediamo se c'è qualcosa. Ask about food non ce la fa più. Questo dice che non ha niente da dire, dice solo una cosa una alla volta. Andiamo al bar, ho sbagliato proprio qui. Test myself, ok. Questo dovrebbe essere l'ultimo incontro disponibile al bar. Possiamo tirare un pugno, cioè un calcio. Quindi per adesso mettiamo questo. Perfetto, quindi ci rimane fuori solo questo qui che... Sinceramente non dovremmo neanche averlo, penso. Ok. Bene. Bene. 18 subito. Paga avere il calcio e il pugno, eh. Perché il pugno mette il debuff e poi togliamo tanto con il calcio. Ottimo. Anzi, e non ci sta... Ci ha tolto uno praticamente. Togliamo questo, metto il calcio che togli di più in questo momento. Tanto l'energia non scende. Così chiudiamo prima il secondo round. Allora, togliamo questo, mettiamo questo che toglie di più. Fight. Vedete, toglie 8. È buono. Ottimo, abbiamo vinto. Ok, questo dovrebbe essere il quinto, spero. E infatti, allora, è difficile trovare qualcuno abbastanza forte per te. Tu sei il migliore tra noi. Ok, abbiamo finito questo obiettivo, l'abbiamo battuto 5 volte. Allora, e per la strada penso che sei un bravo ragazzo. Grazie per questo complimento. Ti sto per chiedere un aiuto. Io ho 2 fratelli gemelli che vivono nel trailer park e che hanno problemi con dei vicini. Quindi sarebbe bello se tu potessi aiutarli. Quindi dobbiamo andare dal suo fratello gemello a chiedere ad aiutarlo. Perfetto. Quindi io qua al bar penso che non possiamo fare più nulla. Test myself, sì. Esatto, quindi non possiamo fare più nulla. C'è il combattimento domani questo fra 2 giorni. Potremmo andare lì. Questo qua è il nuovo posto dove c'è il fratello di questo qua. Quindi adesso abbiamo... Io voglio sbloccare questo, non siamo ancora riusciti a farlo. Siamo arrivati al bar. Dove cacchio è? Lo troviamo ragazzi. Ecco qua. Ok, questo qui. Bene. Stiamo per entrare a bomba nel secondo capitolo. Potremmo andare anche dalla tartaruga ninja qua, dal coccodrillo. Anzi, mi è stato chiesto di farlo, quindi magari lo facciamo anche in questo episodio. Va bene, allora, innanzitutto cibo. Il giorno è finito. A casa dovrei avere un po' di pizza. Abbiamo un po' di soldi. Facciamoci ancora un po' di lavoro, dai. Andiamo qua, che è un bel po' che non andiamo. Ah, tra l'altro mancava poco a finirlo, bene. 117. Magari possiamo lavorare per andarci a comprare qualcosa. Anzi, facciamo così. In questo episodio compriamo qualcosa. Quindi andiamo subito. Mi sembra 250. Teniamoci 250 e andrei a comprarmi qualcosa al negozio. No, niente, siamo troppo stanchi. Allora, andiamo a comprarci da mangiare. Vai a piedi. Bene. Apu. Ciao Pu, allora dammi 5 bistecche,
un po' di questi. Ah, il frigo è pieno. Ok, bene. Quindi non possiamo spendere meno soldi di così. Dovremmo tornare ad essere innamorati con la nostra tizia. Quindi facciamo una cosa del genere. Prima di tutto andiamo a casa a mangiare. Quindi mangiamo qualcosina, una bella bistecca. Bene. Poi qua così. Recuperiamo un po' di energia e soprattutto un po' di mood. Perché è un po' basso, dobbiamo andare a fare l'ultimate fight. Andiamo con queste statistiche, purtroppo non possiamo potenziarlo di più. Va bene, anche se non è al massimo, non volevo dormire troppo. Ok. E magari una di queste. Poi andiamo qua. Ciao tu, Mickey GIF. Adriano, un regalo per te. Oh, grazie, come siamo gentili. Grazie. E facciamo Fully Love. Vediamo se dice. Eh no, dobbiamo per forza fare il nostro giochino romantico. Allora, facciamo un po' di chat, aspettiamo che escono i cuoricini. E poi, vabbè, abbiamo finito i soldi e tutto. Appena escono i cuoricini, facciamo Fully Love e andiamo a combattere. Questo comunque fa salire un po' il mood, che è quello che ci serve in realtà in questo momento. E quanto sale a volta? Uno. Cuoricini, cuoricini. Cuoricini, dai. Niente, i cuoricini mi sa che non sono usciti. Fall in love, vediamo se me li sono persi io. Sì, mi sa che me li sono persi. Però va bene lo stesso. Quindi ora siamo fall in love con lei. Ottimo, bene, in love. Andiamo a combattere. Questo qui sì che è forte. Allora, questo qui è un punk con la cresta. Togliamo questo e mettiamo il calcio, quello che consuma meno energia, e iniziamo il combattimento. Ha tantissima vita, ragazzi. Ha tantissima vita. Dobbiamo puntare proprio a fargli drenare via, drain energy. Mi viene a parlare in inglese. Dobbiamo puntare sull'energia comunque. Bene, caduto. Vai, continua. Comunque ha skill base, nonostante sia molto forte da questo punto di vista. A skill base, ok, adesso sta mettendo skip attack e questo. Noi continuiamo con lo stesso setup perché questo qui ci abbassa. No, facciamo così, no? Puntiamo un po' sul danno, anche perché ne facciamo davvero poco e lui quando ci colpisce ne fa tanto. Quindi dobbiamo cercare di fargli male. 20 di combo, bene, buttalo per terra, dai. Questa combo lo buttiamo per terra. Dai, dai. No, cavolo. Va bene, però l'abbiamo superato in punti vita. Stiamo ancora così, il prossimo round torniamo col calcio basso. Col calcio karate, in realtà si chiama così. Buttalo per terra. Dai, a 3 di energia. Oh, bravo. E abbiamo iniziato a non perdere più come un tempo. Dai, buttalo per terra. Buttalo per terra. Quanto manca un colpo, un colpo, un colpo. Beh, direi che stiamo ancora così perché l'energia non scende. Quindi aver comprato la seconda skill fa davvero tanto la differenza perché lui è sempre giù di energia. E è vero che quando ci colpisce ci fa tantissimo male. Però va bene lo stesso. Dai, su, forza. Un colpo. Bravo, vinto. Bene, abbiamo un po' di soldi da parte, 40 perché li abbiamo guadagnati così. Ok, ottimo. Come siamo messi qua? Urca, siamo quasi arrivati a quello giallo, eh? Attenzione, lì saranno avversari sempre più forti. Allora, vediamo un po'. Adesso passa il giorno, questa scende. Qui abbiamo un incontro domani, quindi sarebbe buono allenarsi un attimino oggi. Quindi facciamo così. Andiamo a casa. Posso andarci senza far passare il giorno? Sì, bene. Allora, prima che passa il giorno facciamo questo. Così abbiamo 2 punti in più in questa giornata.
Direi che sono valsi quei $3 che abbiamo speso. Adesso finisce la giornata, andiamo a mangiare. E potevamo fare anche quell'altro, però in realtà, visto che poi oggi c'è l'incontro, non volevo perdere troppa vita. 9, bene, dobbiamo arrivare a 20. No, a 19. Allora, 19, potrei sbloccare questo, ma penso che sia più importante mettere questo calcio qui, che consuma meno energia e toglie di più. E poi magari questo qua. Però ci serve questo, che per adesso l'agilità possiamo anche lasciarla un attimino perdere. Allora, adesso questa qua scende. Penso che possiamo allenarci anche senza Roy, con il cibo che abbiamo. Però sarebbe interessante far risalire quella, quindi andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, tra l'altro dobbiamo lavorare perché non possiamo andare così. No, dormi, che sale un po' tutto e poi mangiamo una bistecca. 98, alzati, bene, mangia una bistecca e magari mangiamo una pizza. Allora, bistecca. Ok, mangio una pizza. Non è proprio al massimo, eh. Contro chi siamo oggi? Oggi siamo contro Urca. No, questo qua è un incontro importantissimo, ragazzi. Dobbiamo assolutamente arrivare con il massimo di tutto. Quindi ci mangiamo una pizza e andiamo di corsa ad allenarci. Altro che. Allora, i soldi li abbiamo. Non so come mai abbiamo 22 in più. Boh. Andiamo in palestra. Alleniamoci, facciamo risalire questa a 5, che è la cosa più importante, perché tanto il resto non lo riusciamo a far salire nel tempo che ci rimane. E niente, facciamo questo, dopodiché oggi c'è l'incontro molto importante perché è contro il primo in classifica. Potremmo arrivare addirittura a secondi. Bene. Il resto è inutile allenarlo. Io andrei solo di stamina in questo momento. Questo che dà più stamina. C'è qualcosa che dà forza e stamina? Forse questo? Perché questo dovrebbe essere pura forza. Non lo so. Appena ti stanchi, veniamo qui. Non lo so. Nel senso, questa è pura agilità. Questa è una via di mezzo. Questa è una via di mezzo tra tutti e tre. Questo agility e resistenza. Fight. Allora, vediamo un po' come va contro il nonnetto. Questo è forte, eh? Questo è molto forte. Vediamo un po' cosa c'ha. Thunderbolt. Allora, quando colpisci, riduci del 30% l'energia dell'avversario. Quindi via questo assolutamente, mettiamo questo. Questo è un pugno normale, che però toglie tantissimo, ma consuma tanta energia. E questo è un block che aumenta in base alla forza. Beh, non è che ne ha tantissima, però ha energia infinita. Allora, quando è meno del 25% di energia, le tue skill costano 75% in meno. Saranno dolori, speriamo che questo pugno qua al collo faccia effetto. Ok, è iniziata bene. Non gli togliamo niente, ragazzi. Vediamo quando ci colpisce. Speriamo non lo faccia, eh. Però l'energia sta scendendo, 14, sì, si è tolto più lui con due colpi che noi con 10. Questo sarà un incontro difficile, infatti lui ha 400 punti nella classifica generale e ce li farà pesare. Sì, non penso che possiamo fare altro, dobbiamo stare così e sperare che le statistiche siano dalla nostra, perché vedo che l'energia siamo sempre pari, anzi guardate quanta ne ha recuperata, tantissimo. Tantissima, però ecco, ha tolto una skill, ha tolto quella dell'attacco che ci toglie energia, il Thunderbolt. No, penso che perdiamo qua, ragazzi. Non vedo possibilità di fargli danno. Ha troppa resistenza e quindi gli facciamo davvero troppo poco male. Troppo, troppo poco male. Togliere questo potrebbe essere ancora più pericoloso perché poi subiamo troppo danno alla nostra energia e questo non è assolutamente una cosa positiva. Penso che non siamo ancora pronti per sfidare quest'uomo qua e
Il vecchietto dalle mille risorse ora si butta anche per terra, esatto. No, dobbiamo arrivare più preparati. È un bel po' che non sapevamo una sconfitta, ma perdere contro il primo classifica non è poi questo dramma. Ora capiamo perché effettivamente è là in alto. Thunderbolt e questo qua sono abbastanza forti. Sì. Sì. Adesso ci ammazza, appena ci tocca. Boom, no? Uno di vita, zero di energia, abbiamo perso. Ok, per fortuna non è l'ultimate fight e non ci fa injured, abbiamo perso dei punti, lui ovviamente sarà salito. Eh sì, guardate qua. Tantissimo blocco, infatti facevamo pochissimo danno. E sì, in realtà ha usato dei colpi normali. Questa qua è la sua energia, vedete che non è mai scesa troppo. È stato solo questo momento in cui il primo round e poi siamo scesi noi. Niente, una grande lezione di umiltà da parte abbiamo subito. Vediamo un attimo, Signap intanto. Allora, siamo scesi in classifica? No, siamo sempre qua. Siamo sempre qua, attenzione, insediati da Gordon. Vediamo se siamo contro Salvatore Perez la prossima volta. No, non Perez ma Punchez. Punchez. Allora, vediamo un attimo. Questo qua è molto agile, più di noi. No, è la nostra versione potenziata questo. Però siamo contro Gordon. Ok, e i primi due si menano. Ottimo, quindi la prossima volta siamo contro Gordon, che dovremmo averlo già battuto, penso. Penso di sì. Ok, abbiamo un po' di cose su cui riflettere. Dobbiamo sicuramente allenarci. Va bene, chapter information. Ok, queste qua sono quelle che abbiamo attive al momento. Bene. Main stat, abbiamo fatto wins. Win rate dell'80%. Beh, dai, non è malissimo. Non è malissimo. Allora, con 12 direi che dobbiamo andare assolutamente a lavorare. Così riprendiamo un attimo il giro. E poi andrei ad allenarmi con Roy. Deliver pizza. Andrei ad allenarmi con Roy e poi dovremmo andare anche a trovare il Don perché c'ha il medaglione di Silver che abbiamo visto la volta scorsa e poi c'è anche quel nuovo posto che è il parchetto, quindi possiamo anche ragionare un attimo su quello. Va bene. Vorrei anche comprarmi qualcosa per la casa, ma siamo sempre di corsa. Magari possiamo saltare l'Ultimate Fight. Anche se skill point ci siamo quasi, quindi forse è il caso di lavorare su quelli. Ok, today c'è l'Ultimate Fight, il tempo è finito. Quindi ragazzi, interromperei il video qui. Spero che vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti, adesso aspetterò un po' prima di registrare il prossimo perché aspetto che ci sia questo aggiornamento che hanno detto che dovrebbe essere questa settimana. Scrivetemi se magari saltare questo Ultimate Fight, come fare qui, se comprare questo calcio qua, questo o no. Secondo me è molto forte, poi magari anche questo, così i nostri calci tolgono di più, visto che stiamo puntando tutto sui calci. Unstoppable potrebbe essere un'altra cosa importante. Magari anche questo calcio, che però in realtà toglie uguale, semplicemente riduce il block. Però ci sono alcuni col block dove potrebbe essere utile utilizzarlo. Quindi potrebbe essere la via maestra. Qua non penso ci siano cose interessanti se non questo qui, e probabilmente basta. Questo qua non so se serve, forse solo per arrivare qua. Questi qui migliora un attimo la forza. Magari questo possiamo prendere comunque. Sì, magari possiamo arrivare comunque fino qua. E a questo punto questo. Ecco, questo qua potrebbe essere interessante. Long timer. Questo qua, che migliora i nostri effetti e diminuisce quelli degli avversari negativi e positivi. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti!